Cari amici di pianoconcerto.it del nostro canale YouTube, eccoci qui di nuovo in questa puntata di How To, in cui andremo a parlare delle liste in Pro Tools. Dunque, nella vita di tutti i giorni è chiaramente difficile eccitarsi parlando di liste, come lista della spesa, lista delle cose da fare e via dicendo. Ma nel mondo di Pro Tools, invece, le liste sono qualcosa che può velocizzare il nostro lavoro, potendo tener traccia delle regioni audio, MIDI e gruppi all'interno della nostra sessione di lavoro. Dunque, le liste delle tracce, dei gruppi di editing e degli audio file e MIDI file sono visualizzati su entrambi i lati della finestra di edit. Per tener traccia e o manipolare alcune di queste liste andremo a familiarizzare con alcune proprietà. Dunque, vedete sotto la lista adibita alle tracce, cliccando su questo pulsante a destra del riquadro, accederemo a un menu. Le voci, vedete, si riferiscono alla possibilità di mostrare o nascondere le tracce nella lista, potendo scegliere quali visualizzare all'interno della finestra di edit e anche in quella di mix. Come potete vedere, possiamo scegliere di mostrare tutte le tracce, oppure di nascondere tutte le tracce, oppure di mostrare o nascondere solo le tracce che abbiamo selezionato. O vedete ancora, possiamo diciamo mostrare o nascondere a seconda della tipologia di tracce. In questo caso è chiaramente visibile solo l'audio track, dal momento che non sono presenti tracce MIDI, tracce aux, master track, instrument track, eccetera eccetera. Dunque, più in basso, sempre nello stesso lato, quindi più a sinistra dello schermo, troviamo invece il riquadro adibito ai gruppi di edit. Nei gruppi di edit è possibile raggruppare alcune tracce selezionate per poter svolgere azioni di edit su di esse tutte nello stesso tempo. Questa procedura di lavoro è infatti chiamata group edit. Adesso in questo momento esiste solamente il gruppo all, perché non sono stati creati altri gruppi. Per creare un gruppo andiamo in questo, sempre al solito pulsante, e clicchiamo su new group. Ok, qui vediamo, possiamo aggiungere le tracce in un nuovo gruppo. Diciamo che vogliamo creare solo un tipo di gruppo edit, lo chiamiamo, sì, va bene anche gruppo 1. Ok. Ovviamente Pro Tools, per facilitarci la vita, già ci mette tutte le tracce all'interno del gruppo, quindi noi andiamo a togliere ad esempio solo due tracce. Togliamo questa qui e questa. Vi faccio notare che per selezionare tracce alternate, ad esempio, quindi selezionata la prima, teniamo premuto il tasto Command sul Mac e andiamo, sempre tenendo premuto il tasto Command, a selezionare le altre tracce che vogliamo evidenziare. Se invece vogliamo selezionare delle tracce contigue, manteniamo premuto il tasto Shift selezionando la prima e l'ultima, ad esempio. Quindi, dicevamo, noi vogliamo selezionare queste due tracce e rimuoverle dal nostro gruppo. Ok, quindi creiamo il nostro nuovo gruppo confermando su OK, e vedete che selezionando, per selezionare o deselezionare un gruppo, basterà, vedete, cliccare su questo gruppo per accendere o spegnerlo. Benissimo, se noi clicchiamo sul gruppo 1, tutte le azioni che andremo a fare sul gruppo, ad esempio, non so, dividiamo questa traccia, vedete, tutte le azioni che vengono fatte sul gruppo vengono fatte quindi sulle tracce appartenenti al gruppo. Ecco perché viene chiamato edit group, proprio perché l'editaggio verrà fatto sul gruppo. Andiamo avanti e andiamo a vedere invece quelle che sono le liste delle clip. Dunque, la lista delle clip di default non è visibile, quindi dobbiamo andare, per mostrarla, nel menu View, alla voce Other Displays e Clip List. Vedete, la clip list compare invece a destra dello schermo. Benissimo, la lista delle clip in Pro Tools contiene le rappresentazioni di file audio e MIDI associati alla nostra sessione. È possibile svolgere numerose procedure sulle clip in lista, ad esempio possiamo rinominarle, esportarle, compattarle.
Le funzioni dirette sulle clip sono accessibili selezionando le clip di nostro interesse, quindi anche in questo caso vale sempre il discorso relativo a command e click per selezionare alcune di queste clip, oppure shift per selezionare un certo numero di clip. E dicevo, selezionando alcune di queste clip, cliccando col tasto destro su di esse, compare questa lista in cui possiamo svolgere alcune azioni sulle clip. In ultima istanza, vedete come sempre, cliccando sul pulsante qui a destra, abbiamo altre possibili opzioni selezionate. Dunque, le funzioni dirette sulle clip e su tutte le clip accessibili dal menu qui in alto verranno trattate in un'altra puntata, proprio perché richiedono un po' di tempo e andremo a andare fuori dai nostri 10 minuti famosi. Quindi anche per oggi è stato detto tutto. Se vi è piaciuto questo video, vi invitiamo come sempre a condividerlo su Facebook, su YouTube, su Google+ e negli altri social network. E, come vi ripeto, è un'operazione che a voi non costa niente, ma che a noi ci ripaga del lavoro che abbiamo svolto. Prima di lasciarci, vi ricordo che per qualsiasi domanda potrete collegarvi al nostro sito internet all'indirizzo www.pianoconcerto.it e iscrivervi al nostro forum di discussione cliccando sul pulsante forum. E grazie per l'attenzione e come sempre alla prossima puntata di How To.